Game Time sta per iniziare. Nella puntata di oggi parleremo di Nintendo e delle novità in arrivo su Wii U. Il ritorno di SimCity, le nostre prime impressioni sul gioco. Ron Gilbert, il papà di Monkey Island, torna alla carica con The Cave. Call of Duty Black Ops 2 e Battlefield 3, uno sguardo ai nuovi DLC. Il ritorno di Pitfall su smartphone e tablet. E per finire un'anteprima sul nuovo Star Trek. Direi che è abbastanza e quindi sigla. Oggi ci siamo ed è tempo di videogiochi. Ben ritrovati amici di Game Time in questa nuova puntata che dopo la carrellata di survival e di recensioni di settimana scorsa si stacca un po' dal presente per guardare invece in avanti e in particolare verso il futuro di Wii U, perché è da lui che iniziamo. Un futuro che sarà importantissimo per contrastare l'arrivo delle piattaforme next generation delle rivali Microsoft e Sony, che si attende vengano presentate entro l'estate. Cosa bolle dunque nel calderone di Nintendo? Andiamo a ricapitolare le novità più importanti in arrivo su Wii U nei prossimi mesi. Chi si aspettava solo riedizioni di licenze storiche è rimasto deluso. Certo, non mancheranno i titoli iconici nel futuro di Wii U. Mario l'abbiamo trovato già al debutto della console, ma più avanti ne arriverà anche uno in 3D insieme ad un nuovo Mario Kart. Li vedremo per la prima volta ad E3. Ma insieme a questi ci saranno new entry come The Wonderful 101, che si è mostrato in un nuovo trailer e che riconferma il talento di Platinum Games anche quando si tratta di dare vita a nuove IP esclusive. In The Wonderful 101 dovremo controllare un gruppo di supereroi e contrastare un'invasione aliena. Il gameplay è un mix tra Pikmin e armi Corso Fel, dove potremo perfino combinare tra loro gli eroi fino a far loro assumere varie forme da utilizzare sia per attaccare i nemici che per interagire con l'ambiente. Mentre attraverso il gamepad sarà possibile interagire con elementi non visibili sullo schermo principale. Sempre in lavorazione presso gli studi di Platinum Games c'è poi il sequel di Bayonetta, che sarà un'esclusiva Wii U. Il nome di Platinum lascia ben sperare sul prodotto finale, anche se al momento di questo gioco action e hack and slash sono stati mostrati solo dei concept art. Tra i ritorni importanti su Wii U ci sarà ovviamente quello di Zelda e i titoli in arrivo sono addirittura due. Uno di questi ripenserà in modo radicale quelli che sono i canoni della serie. Ad esempio potrebbe essere multiplayer e con una struttura più aperta, ma non è esattamente dietro l'angolo. Esattamente, così per tenerci impegnati fino al lancio del nuovo Zelda, Nintendo ha pensato bene di sviluppare in parallelo una riedizione in HD su Wii U del mitico Wind Waker, che invece arriverà prima. Anche Atlus è al lavoro su un'esclusiva per Wii U. Si tratta di uno strano crossover intitolato Shin Megami Tensei Crossfire Emblem. In pratica, dove il mondo di Shin Megami Tensei, ambientato ai giorni nostri e che vede gli umani lottare contro il ritorno dei demoni, si contrapporrà a quello fantasy e medievale di Fire Emblem. Resta da capire come. Esatto. Infine, i Monolith hanno in lavorazione un gioco che si pensa possa appartenere alla serie Xeno, come Xenoblade Chronicles, e il cui nome in codice al momento è X. Le immagini ci mostrano un action RPG di tipo Free Roam, alla Dragon's Dogma per intenderci, in cui dovremo controllare un gruppo di personaggi e vedercela con nemici davvero enormi, addirittura salire a bordo di mech trasformabili e combattere a terra oppure in volo. Una vera manna per gli appassionati di serie robotiche. Infatti io sono già in fibrillazione. Cambiando genere, su Wii U arriverà anche un nuovo titolo incentrato su Yoshi, dal team che ha sviluppato il platform Kirby's Epic Yarn per Wii. E il gioco, che non ha ancora un nome ufficiale, ne riprenderà i tratti stilistici e forse anche alcune delle meccaniche di gioco. L'arrivo della Virtual Console permetterà di rigiocare anche su Wii U i classici dell'era NES e Super NES, anche se non condividiamo la decisione di Nintendo che imporrà agli utenti di dover riacquistare i titoli già comprati sulla Virtual Console di Wii, seppur ad un prezzo ridotto, ovvero 0,99€ per quelli NES e 1,49€ per quelli Super NES.
Torniamo ora al presente, o quasi. Manca meno di un mese ormai all'uscita del nuovo SimCity e quindi è venuto il momento di entrare nel merito di questo titolo molto atteso dagli appassionati di videogame gestionali. Si tratta del reboot di una serie classica che risale addirittura agli anni 80, partita su PC e poi approdata anche su console domestiche e portatili. Questo sesto capitolo della serie principale, intitolato semplicemente SimCity come il primo, torna invece alle origini e quindi rinuncia alle console per concentrarsi esclusivamente sulle versioni PC e Mac. Forte di un nuovo engine e di un comparto visivo sensibilmente migliorato, punta a risvegliare l'interesse degli utenti verso il genere. Ci riuscirà? Nell'attesa di poter mettere le mani sulla versione finale, ci siamo fatti un giro a bordo della beta e vi raccontiamo le nostre impressioni. Un'ora di giocato e un buon numero di costruzioni disponibili ci hanno dato modo di toccare con mano alcune delle novità inserite in questo reboot. E fin dalle prime battute di gioco l'intento degli sviluppatori è chiarissimo: innovare sì, ma senza smarrire il DNA della serie. Avremo quindi a disposizione aree commerciali, residenziali e industriali e poi naturalmente le infrastrutture indispensabili al buon funzionamento di qualsiasi città, come centrali elettriche, acquedotti e fognature. La gestione della città è stata semplificata rispetto al passato. Lo sviluppo dell'area di gioco procede in maniera più lineare e i classici problemi di budget, salvo errori imperdonabili, non rappresentano quasi mai un problema. Non manca comunque la componente sfida per i giocatori più esperti, che dovranno gestire l'inquinamento, il problema dei rifiuti o più semplicemente le richieste dei cittadini che al crescere della città diventeranno sempre più esigenti. Tra le tante novità, una delle più importanti riguarda l'evoluzione degli edifici. Ogni elemento principale potrà essere migliorato. Ad esempio una scuola, aggiungendo aule e una stazione di polizia intensificata le pattuglie in giro per la nostra metropoli. Quindi non solo un upgrade estetico, ma anche funzionale. E poi ci sono le specializzazioni. In base all'ambiente su cui decideremo di fondare la nostra città, avremo differenti risorse primarie che potremo sfruttare per far decollare l'economia. Ad esempio, potremo specializzarci nell'estrazione dell'oro, nell'industria siderurgica o nel commercio. E in caso di carenza di risorse, potremo sempre optare per sviluppare la nostra città intorno al gioco d'azzardo, dando vita così ad una novella Las Vegas. Ovviamente la scelta fatta andrà di influenzare l'umore dei nostri cittadini. Per dar vita a questo reboot, Maxis ha messo in campo un engine grafico completamente rinnovato chiamato Glassbox, in grado di ricreare la città in tre dimensioni con un livello di dettaglio molto alto ed una versatilità maggiore rispetto al passato. Ad esempio, potremo disegnare strade curve e non solo incroci ortogonali. Inoltre, vedremo gli abitanti uscire dalle loro case per andare al lavoro e poi farvi ritorno e altre chicche che in tante occasioni ci spingeranno a curiosare più da vicino le strade della nostra città. Nonostante qualche piccolo bug, dobbiamo ammettere che dal punto di vista estetico questo SimCity convince e i requisiti minimi restano accessibili, visto che si parla di un processore da almeno 2 GHz, 2 GB di RAM e una scheda video a partire dai modelli Nvidia GeForce 7008 o ATI Radeon serie 2000. Questa volta non c'è stato bisogno di scomodare il nostro Rod Titan. Infatti, tirando le somme quindi ad una prima presa di contatto, questo reboot di SimCity ci è piaciuto e sembra avere tutte le carte in regola per appassionare sia chi si avvicina per la prima volta al brand che i fan storici della serie. Non dimentichiamo che il gioco supporterà anche il multiplayer online, con la possibilità di far collaborare tra loro all'interno di una stessa regione fino a 16 città gestite da giocatori differenti. E dopo l'azione frenetica che ha animato la scorsa puntata con titoli come Defiance, Aliens, Colonial Marines e Crysis 3, anche oggi non vogliamo farci mancare una parentesi dedicata agli shooter che hanno visto quest'anno una vittima eccellente. Electronic Arts infatti ha annunciato di non voler proseguire nello sviluppo del brand Medal of Honor dopo lo scarso successo dell'ultimo capitolo, Warfighter, di cui avevamo pronosticato il destino nella nostra recensione, pur riconoscendo al titolo un comparto multiplayer di tutto rispetto. Evidentemente non è bastato a motivare gli utenti, complice anche un primo DLC costituito da 2 sole mappe, sebbene ispirate agli eventi visti nel film Zero Dark Thirty, uscito di recente nei cinema. E così, in attesa dell'uscita tra pochi giorni di Crysis 3, non resta che Battlefield 3 a tenere alta la bandiera di Electronic Arts per quanto riguarda gli shooter bellici, e lo fa proprio con il quinto e ultimo DLC in arrivo a marzo per gli utenti premium. Se sul fronte Battlefield i DLC sono quasi finiti, per il brand che lo scorso anno è risultato essere il vincitore nella sfida tra gli FPS a sfondo bellico, ovvero Call of Duty Black Ops 2, il primo contenuto aggiuntivo chiamato Revolution
è appena uscito il 29 gennaio scorso, ma solo per Xbox 360. È infatti dal primo Black Ops che gli utenti di Microsoft godono un'esclusiva temporale di circa un mese sul rilascio dei contenuti a pagamento rispetto alle altre piattaforme. E la prassi è proseguita anche con Modern Warfare 3 e Black Ops 2. Ma questo DLC vale la candela, o meglio la spesa? Sentiamo che cosa ne pensa il nostro Sebastiano. Revolution porta un nome altisonante, ma non si tratta di una vera rivoluzione, d'altronde non ce ne sarebbe neppure bisogno. Black Ops 2 ha dimostrato di essere il prodotto più maturo del brand Call of Duty, di cui Treyarch ha preso saldamente in mano le redini. Revolution prosegue in questa direzione, dimostrandosi uno dei migliori DLC della serie. Cosa c'è allora all'interno di questo pack, Sebastiano? Partiamo dal multiplayer competitivo. Le nuove mappe a disposizione sono 4. Ottimo il level design, che offre spazi di gioco sia ai cecchini che agli amanti degli scontri a fuoco ravvicinati. Mirage è ambientata in un hotel cinese ai margini del deserto e mi ricorda molto una mappa di un altro gioco di Treyarch, World at War, ambientata in quel caso in un castello giapponese. Qui i cecchini si daranno battaglia dai versanti opposti della mappa, per tutti gli altri meglio evitare di stare al centro e muoversi invece ai lati. Downhill è ambientata in un resort alpino che privilegia gli scontri sulla lunga distanza, mentre Hydro è una mappa piccola e speculare, ambientata in una diga, dove bisognerà anche prestare attenzione all'elemento dinamico rappresentato dal flusso idrico. Altra mappa piccola, ideale per gli amanti delle mitragliette, è Grind, dove le rampe di uno skatepark diventano lo scenario ideale per scontri frenetici in cui sfruttare anche la nuova arma del DLC, una small machine gun chiamata Pacekeeper. E per gli amanti della modalità zombie? Ci sono novità anche su questo fronte, con una nuova mappa, Dire Rise, e una nuova modalità, Turned. Vi ricordate Celai, quel gioco che si faceva da bambini? Ecco, qui è la stessa cosa, solo che ci si passa l'infestazione zombie e lo scopo del gioco è infettare gli altri per tornare umani. Insomma, per essere il primo DLC, questo Revolution fa ben sperare per il futuro, e soprattutto per chi è già in possesso di un Season Pass, perché chi non lo fosse dovrà invece sborsare qualcosa come 15 euro. E considerate che in fatto di DLC, Treyarch ha ancora da imparare se paragonata ad Ice, che con Battlefield 3 ci ha abituati a pacchetti ben più corposi. E promette di non essere da meno con Endgame. Ecco, già che sei andato sul tema, riassumiamo un po' quello che arriverà con l'ultimo DLC di Battlefield 3. Il prossimo pacchetto introdurrà due delle modalità di gioco più amate dai fan storici della serie, quando l'ambientazione era ancora nella Seconda Guerra Mondiale. Ritroveremo quindi il classico cattura la bandiera e poi superiorità aerea, per gli amanti dei duelli alla Top Gun. 4 nuove mappe ambientate in stagioni diverse, nuovi mezzi tra cui la moto da cross, un'unità antiaerea e un enorme dirigibile che funziona da punto di respawn mobile, per paracadutare rapidamente al centro dell'azione anche i mezzi pesanti. Non ci resta che aspettare l'uscita di Endgame a marzo e poi inizieremo il conto alla rovescia per Battlefield 4. Grazie Sebastiano, adesso abbandoniamo i campi di battaglia per tornare invece ad esplorare i confini del fantasy. Dopo anni passati lontano dai riflettori, il mitico Ron Gilbert torna a far parlare di sé. Per chi non lo conoscesse, si tratta del geniale creatore di avventure come Zack McCracken, Maniac Mansion, Indiana Jones e Monkey Island. Da un po' di tempo Ron collabora con la Double Fine Production, fondata da Tim Schafer, altro ex LucasArts e co-creatore di Monkey Island. E la sua ultima fatica, uscita sulle piattaforme di distribuzione digitale come Steam, PSN, Xbox Live e il Nintendo eShop, si intitola The Cave. Per dar vita a questo titolo, Ron Gilbert ha attinto a piene mani dal proprio passato, rivisitando in chiave moderna i canoni classici delle sue produzioni. The Cave è un platform puzzle, ma con elementi tipici delle avventure grafiche. All'inizio dovrete selezionare 3 personaggi tra 7 disponibili, ognuno con la propria storia e un potere particolare. E la grotta vi metterà davanti a delle sfide che dovrete superare utilizzando ingegno e cooperazione fra i 3 personaggi scelti. La componente narrativa, in apparenza debole, procedendo nel gioco, si rivelerà invece inaspettatamente curata. I vari protagonisti infatti si portano appresso ciascuno il proprio fardello e la grotta, mettendoli di fronte ai loro problemi e alle loro paure, li costringerà ad affrontarli. E starà al giocatore portare alla luce la loro storia, scovando e sbloccando una serie di artwork nei diversi schemi di gioco. Anche se è un ambiente di gioco unico, la caverna è strutturata in sezioni modulari che cambieranno in base al trio di personaggi da voi scelto. Il cavaliere ad esempio dovrà affrontare un drago, mentre il monaco si troverà a superare 4 sfide per diventare maestro, giusto per citare 2 esempi. Esattamente, l'esplorazione della grotta è basata su elementi da platform 2D e lungo il percorso i giocatori più smaliziati troveranno tantissimi riferimenti al glorioso passato dello sviluppatore, il tutto condito con una dose abbondante di humor. Ad arricchire il pacchetto troverete dei personaggi ben caratterizzati e soprattutto la qualità degli enigmi, non troppo ostici ma comunque in grado di tenere impegnate le sinapsi. Il valore di replay è alto, non solo potrete alternarvi al controllo dei personaggi ma anche trovare soluzioni diverse per la risoluzione di un singolo problema, quindi una volta completato il
gioco vi verrà voglia di tornare nella grotta per scoprire soluzioni alternative. Oppure per rigiocare l'avventura con altri personaggi. Al primo giro impiegherete circa 5 ore per portare a termine il gioco. Tra l'altro, se commetterete degli errori e un personaggio dovesse morire, farà respawn poco dopo e quindi potrete ritentare. Dal punto di vista tecnico, The Cave non delude. Ogni ambientazione è curata fin nei minimi dettagli e il doppiaggio sottolinea ulteriormente la vena umoristica di questa produzione. Il parlato è solo in inglese, ma ci sono i sottotitoli in italiano. Peccato solo per alcuni occasionali cali di frame rate. In definitiva, The Cave non è un titolo rivoluzionario e la longevità, se escludiamo il fattore di replay, non è altissima. Ma se siete videogiocatori della vecchia guardia e volete vivere una parentesi nostalgica, vi consigliamo comunque di prenderlo in considerazione. The Cave è disponibile su PC, Mac, Xbox 360, PS3 e Wii U attraverso le piattaforme di Digital Download. Parliamo adesso di un titolo che riemerge da un passato glorioso sul mitico Atari VCS 2006 per tornare a farci compagnia, in una veste ovviamente diversa e più moderna, sui nostri smartphone e tablet basati su Android e iOS. Cappello, frusta, avventure, il nome Harry, che cosa vi viene in mente? Non il mitico indie, lui di nome fa Henry, bensì Harry Pitfall, l'avventuriero chiaramente ispirato al personaggio di Indiana Jones, protagonista dell'omonimo Pitfall, il celebre platform di Activision, realizzato da David Crane, che in occasione del suo 30° anniversario è stato ora riproposto in chiave Endless Run. Il genere Endless Run è un tipo di videogioco in cui il protagonista scappa senza mai fermarsi da un pericolo che lo minaccia e il nostro compito di giocatori sarà quello di aiutarlo nella fuga, evitando ostacoli di vario tipo e percorrendo quanta più strada possibile. Ad aver inaugurato il genere è Temple Run di Manji Studios, a cui Pitfall nella sua nuova incarnazione si ispira in modo molto diretto. Harry Pitfall, il protagonista del gioco, è impegnato in una delle sue solite missioni quando improvvisamente scoppia un'eruzione vulcanica e allora via a gambe levate per riuscire a portare a casa la pellaccia. Lungo il percorso incontreremo ostacoli di vario tipo che potremo evitare saltando, scivolando oppure inclinando il nostro dispositivo e quindi indirizzando il protagonista grazie ai sensori di movimento. I comandi sono intuitivi e si basano sul touch: facendo scorrere il dito verso l'alto si salta o ci si aggrappa alle liane, mentre scorrendolo verso il basso si scivola. E scorrendolo verso destra o sinistra si svolta in quella direzione. Apprese le basi, ci vuole un attimo, sarà tutta questione di riflessi per riuscire a correre quanto più a lungo possibile, destreggiandosi tra montagne, foreste e miniere senza mai sbagliare. Perché al primo errore sarà game over. La principale differenza rispetto a Temple Run riguarda la prospettiva di gioco. Alla classica visuale da dietro il protagonista si alterna infatti qui una visuale tre quarti laterale, che rimanda più direttamente al classico degli anni 80, quindi ricorda un po' un platform a scorrimento laterale. Strada facendo raccoglieremo dei lingotti che potremo poi usare nel negozio per acquisire dei bonus come i medaglioni del giaguaro, che in caso di errore ci permetteranno di riprendere la nostra corsa da un checkpoint. Ma serviranno anche i diamanti, e questi andranno acquistati principalmente con moneta sonante nello store. Oltre alla modalità principale ci sono poi le sfide della modalità archeo corsa, dove dovremo sbloccare tutti i tesori e arrivare al traguardo nel minor tempo possibile. Parliamo degli aspetti tecnici. Beh, la grafica è davvero molto curata e quindi serve un dispositivo un po' moderno per far girare il gioco in modo fluido. Sul nostro Pathfall 2, come vedete, Pitfall gira alla grandissima ed è un vero spasso da giocare. E per giunta possiamo giocarlo sia con lo schermo del cellulare che in modalità tablet, su uno schermo più grande. Come spesso accade con il genere Endless Run, è facile farsi acchiappare e così a forza di proviamoci ancora una volta si finisce per rimanerci attaccati delle ore. Anche se fedele all'approccio mordi e fuggi tipico di un gioco nato per smartphone, anche qui potremo in qualsiasi momento mettere il gioco in pausa e riprendere poi successivamente. Pitfall, questa è la notizia migliore, è gratuito sia su piattaforma Android che iOS, quindi vi invitiamo a scaricarlo e a provarlo sui vostri smartphone e tablet. Per i nostalgici si tratta di una tappa irrinunciabile per tornare a respirare in chiave moderna l'atmosfera di un grande classico. Onore all'epoca 8-bit, dove veramente bastavano una manciata di kilobyte, una sola persona e delle buone idee per dar vita ad un titolo di successo. Fortunatamente il digital delivery e la popolarità di Kickstarter ci sta un po' riportando a quella dimensione, visto che sviluppare giochi ormai sembrava essere diventato esclusivamente appannaggio dei grossi studi, con budget multimilionari e centinaia di dipendenti. Esattamente, invece così si torna a premiare le idee e soprattutto le capacità anche dei singoli, un po' come accadeva agli albori dell'era dell'home computing negli anni 80 del secolo scorso.
l'hai detto come se fosse preistoria. Storia, caro mio, storia, ci siamo passati ed è storia anche quella che ci propone il nostro Raffo. Ecco, forse non così memorabile. Cari amici, questa settimana ho deciso di portarvi a spasso nel tempo, roba che neanche Marty McFly, per far contenti i nostalgici del trash dannata, perché anche una volta venivano messe in vendita delle porcherie mica da ridere. Ma iniziamo il nostro viaggio e veniamo a lui, considerato all'unanimità il peggior gioco mai uscito per Nintendo 64, nonché uno dei peggiori giochi di sempre, cioè, rullo di tamburi, Superman. Un action adventure platform che non arriva alla sufficienza nemmeno sommando i voti di tutte le recensioni del mondo. Responsabile dello scempio è stata Titus, software house che ai tempi ha fatto anche giochi dignitosi. Ma non divaghiamo, Superman per Nintendo 64 ti abbatteva con la forza di un supereroe. Graficamente era imbarazzante. Il Nintendo 64 faceva gran cose, e Mario 64 l'ha dimostrato, ma questo gioco era imbottito di caccole e criptonite, e di Super aveva solo il nome. Il resto era tristezza. Il protagonista volava con la grazia di Ralph Super Max Eroe in un mondo dove il cielo era rosa o verde vomito, gli edifici sembravano delle scatole di scarpe e le strade delle macchie di colore su uno sfondo uniforme. Si volava anche attraverso i muri, ovviamente, e al di fuori del livello di gioco. E la distanza visiva era ridicola. Nebbia dappertutto, che non la attraversavi neanche con la vista raggi X. E poi rallentamenti, pop-up, clipping, rilevamento delle collisioni completamente sballato. Oh, non si faceva mancare proprio niente questo Superman. Brava Titus, santa subito! Ma impugnato il pad scoprivi che il meglio doveva ancora arrivare, c'era un ritardo siderale nella risposta ai comandi. Quando c'era una risposta. E così anche le manovre più semplici diventavano complicatissime. Il gioco metteva alla prova prima la pazienza e solo dopo l'abilità col pad. Quanto potevi resistere prima di spaccare tutto? Superman ti faceva a pezzi anche il fegato mentre ti aggiravi per Metropolis cercando di passare attraverso cerchi sospesi per aria. E se ne mancavi uno, ovviamente ricominciavi da capo. Ma le disgrazie non vengono mai da sole e così c'era pure il multiplayer. Ci sono titoli che ti danno un briciolo di speranza. E invece no. Per Superman non c'era riscatto, era un gioco orrendo da qualsiasi punto di vista e rientra di diritto nella mia personalissima top 5 dei giochi peggiori di sempre. Mio cugino mi disse che una volta morì mentre ci giocava, cose che capitano a questo Superman. Ma questo ve lo racconto la prossima volta. Proviamo a dimenticarci gli orrori videoludici presentati dal Raffo. Che sicuramente turberanno il nostro e il vostro sonno nei prossimi giorni. Parliamo adesso invece di fantascienza. L'attesa è alle stelle per il nuovo film di Star Trek Into Darkness, in uscita nelle sale nel corso del 2013. E ovviamente Paramount non poteva rinunciare a battere il ferro finché era caldo. Così ecco pronto anche un videogioco che uscirà sotto etichetta Namco Bandai, ma che non è un tie-in del film. Si intitola semplicemente Star Trek. Dello sviluppo si sta occupando Digital Extreme, che ha coprodotto Unreal e Unreal Tournament e che per certi aspetti legati al co-op sembra aver seguito un po' la strada tracciata dall'ultimo Dead Space. L'arrivo nei negozi è previsto per aprile, il 26, quindi non manca molto. E allora eccola qui una bella anteprima sul nuovo Star Trek. Star Trek, il videogioco, è un action adventure con una storia del tutto inedita e si svolge dopo gli eventi visti nel film del 2009, che è stato il reboot della serie. Il nuovo equipaggio dell'Enterprise riceverà una chiamata di soccorso da una base stellare in pericolo. Gli scienziati della base stanno sviluppando un dispositivo in grado di ricostruire il pianeta Vulcano, andato distrutto nel film per mano dei Romulani. Il processo di ricostruzione creerà delle fratture spazio-temporali, da cui emergeranno i Gorn, una razza ben nota ai fan di Star Trek, sebbene siano apparsi in un solo episodio della serie classica ormai più di 40 anni fa. Non solo abbiamo lavorato a stretto contatto con la Bad Robot di J.J. Abrams e lo scrittore Bob Orci, creatori sia del primo film che del sequel Into Darkness, in uscita nei cinema fra pochi mesi, ma ci siamo anche avvalsi della collaborazione di Marianne Krazik, la creatrice della saga di God of War. Grazie all'unione di tutti questi elementi e con il talento di Digital Extremes, creatrice della serie Unreal, siamo sicuri che questo Star Trek sarà un grande successo. Volevamo che i giocatori potessero
potessero finalmente interpretare Kirk e Spock, ognuno con la propria prospettiva, e quindi la scelta di un'avventura cooperativa è stata fondamentale. Lo definiamo un co-op asincrono, perché ognuno dei due personaggi sperimenterà cinematiche e situazioni di gioco diverse. Inoltre Spock sarà in grado di usare la presa vulcaniana, la fusione mentale e il tricorder, mentre Kirk sarà più votato all'azione e alle sparatorie. In ogni caso i tracker ne andranno matti e chi l'ha provato ha pensato di trovarsi all'interno di un vero episodio della serie. Azione ed esplorazione si bilanceranno perfettamente. Mi piace pensare al gioco come ad una fusione tra Metroid Prime ed Uncharted, con cinematiche mozzafiato, e il carattere dei personaggi che emergerà durante l'esplorazione dei pianeti, la scoperta di nuove razze e nuove tecnologie. Abbiamo approfittato del reboot di Star Trek per avere carta bianca sui limiti imposti dalla tecnologia della serie classica. Ora siamo in grado di immaginare e realizzare un universo inedito, ma sempre in collaborazione con Paramount e Bad Robot, che di fatto dettano le nuove regole di Star Trek. Il motore grafico Evolution di Digital Extremes produrrà visuali in 3D di grande impatto e la versione PC potrà beneficiare del pieno supporto a DirectX 11. Sarete in grado di apprezzare al meglio i lineamenti del vostro personaggio e i dettagli dell'Enterprise, di cui abbiamo ottenuto le schematiche complete. Star Trek il videogioco uscirà il 26 aprile su Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Le immagini di Star Trek chiudono anche la puntata di oggi di Game Time. Solo io ho l'impressione che il tempo voli. Ma no, è perché ci spariamo tutta la puntata in apnea. Le cose da dire sono sempre tantissime, ma ahimè il tempo è tiranno e quindi anche oggi dobbiamo concludere qui. Ma vi ricordiamo prima i riferimenti social. Seguiteci su Twitter, ora siamo anche lì, cercate Game Time Italia e ovviamente clic su follow. E poi su Facebook cercate Game Time TV e fate like per essere sempre in contatto con noi e sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo game. E per finire le puntate già andate in onda potrete rivederle sul nostro canale YouTube all'indirizzo www.game-time.it. E con questo abbiamo concluso. Un saluto a tutti e ci rivediamo tra 7 giorni esatti, ovviamente qui, per poter esclamare nuovamente che è tempo di videogiochi con Game Time.